facilità che ci danno qua, per dormire e per fare, per star bene. Adesso un altro po' nevica, qua sotto alle tende non c'è si posta. Prima è cominciato a cambiare, arrivano le piogge, com'è stata questa nottata? No, forse che oggi piove, domani mattina ci troviamo la neve. Guardate, in questo momento stanno posizionando le passatoie di plastica proprio per evitare che i residenti del campo portino fango all'interno delle tende, questo per affrontare le piogge che stanno arrivando già da alcune ore qui ad Amatrice. Ha piovuto tutta la notte su Amatrice, c'è la minaccia di nuovi temporali. Cioè, siamo attrezzati nel senso che magari agli indumenti più pesanti, però io non credo che adesso, se dovesse cominciare le grandi piogge e il freddo intenso, non so come si potrà stare in tenda. L'ANPAS, che ospita 166 persone, ha provveduto a potenziare i canali di scolo dell'acqua. Oggi si stanno mettendo le passatoie per far sì che la gente non entri nelle tende con i piedi bagnati. Il maltempo però aumenta i disagi, specie per chi vive in tenda.